Come vendere casa in fase di divorzio o comunque con proprietari che sono in lite. Mi capita spesso di vivere queste situazioni di clienti che devono vendere per questo motivo e ho strutturato un metodo in modo da vivere questa esperienza molto delicata in modo lineare e sicuro. Prima di iniziare, iscriviti al canale, qui troverai tanti video sul mondo e sulla compravendita immobiliare. E cliccando anche sulla campanellina, rimani aggiornato per tutte le uscite, quindi ti arriverà una notifica ogni volta che io metterò un nuovo video su un nuovo argomento. Come detto in precedenza, mi è capitato spesso di vendere casa a clienti che stavano vivendo una situazione del genere come un divorzio. Essendo una situazione delicata, deve essere vissuta in un modo più tranquillo possibile e gestire la situazione in modo professionale. E come fare per condurre al meglio questa operazione? Partendo soprattutto dal principio di trasparenza e precisione. Quindi si parte dalla valutazione, la nostra valutazione è basata sugli ultimi atti fatti nella stessa zona e per la stessa tipologia, poi paragonandolo anche agli immobili concorrenti e quindi da questo calcolo esce una valutazione reale. Poi ho fatto anche un video che parla di questo, lo troverete qui in alto e anche nella descrizione su come valutare un immobile ed essere diretti e sinceri, quindi la valutazione è questa, uscita da questa analisi di mercato, e quindi questo è il prezzo con cui metterla nel mercato, perché se poi si va troppo per le lunghe si perde questa linea di accordo tra le parti, quindi la tensione poi rischia di far saltare tutto. Ogni comunicazione, ogni incontro non può essere fatto con una sola persona. Io devo vedere tutti e due sempre. Se li devo chiamare, devono essere presenti tutti e due al telefono, anche in videochiamata. Mi ci devo incontrare? Sempre tutti e due presenti. Li scrivo su WhatsApp, faccio un gruppo con tutti e due le comunicazioni, tutte lì, non che uno mi scrive da solo o cerca di fare accordi al di fuori delle parti. Tutti presenti e tutti devono ricevere le comunicazioni in modo diretto e sincero. Questo principio è collegato anche ad un'altra azione, deve essere sempre tutto scritto, quindi ogni volta che si parla o c'è un altro tipo di comunicazione è sempre scritto per email, WhatsApp, i verbali di andamento immobile dove elenco tutte le attività svolte, come stanno andando, quindi o si consegnano scritte a mano a tutte e due le persone oppure tramite WhatsApp, mail, eccetera. Quindi se è tutto diviso due, anche i pagamenti saranno diviso due, quindi devono rimettere posto urbanisticamente, che ne so, manca l'agibilità, la fattura per l'agibilità è diviso due, l'acquirente lascia una caparra, la caparra è diviso due, quindi un assegno per lui, un assegno per lei, stessa cosa al rogito, in modo da vivere l'esperienza in modo sereno, perché la vita va avanti e anche la casa avrà una nuova vita e per rendere possibile questo bisogna usare questo metodo. Per candidare il tuo immobile noi abbiamo un metodo che rispetto alla media nazionale di trattativa del 9 all'11%, noi trattiamo il massimo l'1% e nel 95% dei casi non c'è nessuna trattativa al prezzo richiesto e in qualche caso anche al di sopra del prezzo richiesto. Puoi trovare l'elenco degli immobili venduti, in quanto tempo sono stati venduti e le testimonianze. Trovi il link nella bio anche per candidare il tuo immobile oppure ci puoi contattare in privato. Se questo video ti è stato utile lascia un like e un commento e ci vediamo al prossimo video. Ciao!